Allora che dici, la chiamo o non la chiamo? Quanto ti piace, cioè ci tieni? È carina, mi interessa. Ok, molto semplice. Allora tu la chiami, però non le chiedi di uscire, anzi le dici che tu sei fidanzato, diventate amici, lei si innamora di te e a quel punto lei si sentirà in colpa. No, aspetta, senti, è solo una chiamata, cioè non è un'esercitazione di meccatronica. Mecca che? Io ti stavo spiegando il funzionamento delle donne. Ho capito, allora perché non ti studi il funzionamento delle macchine, così magari riesci ad essere un po' meno contorta, che dici? Nome Matteo, età 18, altezza 1,76. Nella mia giornata non mancano mai gli amici, un po' di studio, la musica. Matteo non è molto espansivo, però diciamo che ha sempre la battuta pronta. Interviene molto spesso alla fine in quanto conclude il discorso perché esce con una perla di saggezza. I posti che frequento di più sono alcuni locali del sabato sera. In discoteca ci divertiamo e poi tutto quello che viene ben accetto. Ci piace corteggiare le ragazze, anche se il do di picche arriva spesso. Il morchio, tanto, poco, mai. Di solito capita. Faccio ciclismo e motocross. Mi piace la competizione e il fatto che nel ciclismo, come anche in motocross, sei solo te che decidi la tua partita. L'aspetto del carattere di Matteo che lo danneggia forse è che vuole forse troppo primeggiare su tutti. In vacanza, d'inverno vado in montagna e faccio snowboard negli snowpark dove ci sono dei salti e lì si gareggia chi fa il salto più bello. Facciamo che sono io il più bravo perché lo uso da di più. Mi piace molto l'ambito misterioso, chissà, fare un viaggio nello spazio sarebbe un sogno. Del futuro mi fa paura che oggi ci sono molte controversie, abbiamo dei problemi sia economici che politici sia in Italia che nel resto del mondo dove abbiamo molte guerre. Ho pensato di mollare la scuola e di andare a lavorare, mai. Perché penso che la scuola sia molto importante e soprattutto i miei genitori mi hanno sempre dato la possibilità di studiare. Gli studi che sto seguendo mi porteranno a dover prendere delle decisioni e questo è quello che mi attrae un po' della professione dell'ingegnere. Un ingegnere è una persona che posta davanti un problema, ricerca la migliore soluzione possibile. Meccanica, meccatronica e energia è un indirizzo del settore tecnologico degli istituti tecnici, il cui obiettivo primario è quello di sviluppare competenze nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi meccanici ed elettromeccanici, nel campo tali nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni, sulle macchine utilizzate nelle industrie in diversi contesti economici, nell'automazione industriale e nella robotica applicata ai processi produttivi, nel controllo e nella gestione dei processi produttivi degli impianti industriali, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo delle energie e del loro controllo. Nell'indirizzo, dopo il biennio iniziale, sono previste due articolazioni. Meccanica e meccatronica, dove vengono approfondite nei diversi contesti produttivi le tematiche generali della progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e la relativa organizzazione del lavoro. Energia, dove vengono approfondite le problematiche collegate alla conversione e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela dell'ambiente. Ottimo, l'ho chiamata e appena le ho detto che ero fidanzato mi ha giustamente attaccato il telefono in faccia. Ma non capisci che è una tattica? Lei voleva parlare con te, però non vuole farti capire che tu le piaci. Oh, che... basta, mi stai sfiancando, ma perché non impari a ragionare in modo più semplice? Problema e soluzione, problema e soluzione. Ma la vita è complicata. No, tu sei complicata. Infatti, se io fossi in te, mi andrei a iscrivere all'Istituto Tecnico per la Meccanica e la Meccatronica. Così impari a ragionare in modo più pratico. E se qualcuno ti chiede un consiglio, magari riesci pure ad essergli utile. Magari. Dici, eh? Certo! In terza media ho pensato di iscrivermi all'Istituto Tecnico Industriale perché ero abbastanza portato per il disegno, per la tecnologia e la meccanica. Sono tutte materie che sono improntate verso la sperimentazione, quindi cose nuove che a me interessano.
scelto la parte meccanica, meccatronica, perché con questo indirizzo avrei potuto magari abbracciare sia la meccanica che l'elettrotecnica e avere una base più ampia per il prossimo futuro. Il disegno mi piace perché possiamo creare nuovi pezzi secondo la nostra immaginazione. Tra le materie che studio, quelle che più mi serviranno probabilmente nel mondo del lavoro sono meccanica e sistemi. Tra le materie che studio, quelle che mi serviranno sicuramente più sia nel mondo del lavoro che per una prossima iscrizione all'università, sono sistemi e meccanica, perché abbracciano un ramo molto ampio e sono la base sia del disegno che della tecnologia e quindi sono indispensabili. Prima d'ora non ho mai lavorato perché con gli studi non avrei comunque avuto tempo. Primo giorno all'interno dello staff sono stato aiutato da un tutor che mi ha presentato l'azienda facendomela visitare e affidandomi a un caporeparto che mi ha spiegato quali sarebbero state le mie mansioni. All'interno dello Star ho collaudato delle valvole aerodinamiche e mi sono occupato dell'assemblaggio di valvole o parti di valvole. Naturalmente, a differenza della scuola dove non aver studiato implica un danno solo a se stessi, all'interno dell'azienda fare un errore significa provocare un danno alla ditta. Le mie aspettative per un futuro lavoro sono aumentate alla ricerca di una mansione più soddisfacente. Dopo il diploma ho intenzione di iscrivermi all'Università di Meccatronica per poi, finita la laurea, cercare un lavoro il più possibile soddisfacente e inerente a quelle che sono le mie conoscenze. Un sogno sarebbe lavorare un domani in ambito aerospaziale, ma la mia ambizione è di continuare gli studi, di arrivare al dottorato universitario e inserirmi nel campo della ricerca e della sperimentazione. Al diploma in indirizzo meccanica, meccatronica e energia si arriva in 5 anni. Le ore di studio settimanali sono 32, per un totale di 1056 ore annue. Gli apprendimenti sono articolati in un primo biennio di insegnamento generale per le discipline dei quattro assi culturali dell'obbligo di istruzione: linguaggi, matematico, scientifico, tecnologico, economico e sociale. Dal terzo anno diminuiscono le ore delle materie e aumentano quelle dedicate all'acquisizione delle capacità operative collegate alle singole articolazioni. Nelle due articolazioni le discipline specifiche hanno la stessa denominazione, cambia però il numero delle ore. Meccanica, macchine ed energia, sistemi e automazione, tecnologie meccaniche di processo e prodotto. Gli studenti che sceglieranno l'articolazione meccanica e meccatronica dovranno studiare anche disegno, progettazione e organizzazione industriale. Coloro che invece sceglieranno l'azione energia, impianti energetici, disegno e progettazione. Beh, l'indirizzo meccanica, meccatronica ed energia è un indirizzo dell'istruzione tecnica estremamente interessante, perché non soltanto valorizza la grande tradizione che abbiamo dell'industria meccanica e meccatronica, perché ricordo è leader a livello europeo, ma abbiamo anche il nuovo indirizzo dell'energia, che non soltanto dà spazio a tutto quanto il settore classico della termotecnica, ma soprattutto apre alle grandi prospettive di sviluppo dell'energia solare, dell'energia geotermica, di tutto il tema delle energie rinnovabili, e quindi abbiamo delle grandi opportunità di impiego anche nel settore civile. Pensiamo allo sviluppo grandissimo che ha l'energia solare negli impianti civili. Un generatore di complimenti per ogni occasione. Oppure un allarme solo per gli anniversari. E questi sarebbero i tuoi consigli per farmi perdonare? No, pensavo che forse hai ragione. La meccanica potrebbe essere la strada giusta, anche perché ci sono un sacco di tipi di macchine. Io potrei creare quella che risolve i problemi d'amore. Un profumo no, eh?